te e a tutti ciurma e benvenuti a Giochirene in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Innocence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo assistito a un vero e proprio colpo di scena. Alla fine di tutto ragazzi, Hugo è arrivato alla fortezza assieme al Lord Nicholas, il cui unico intento era quello di ammazzarci tutti praticamente. Però l'amore fraterno, diciamo così, ha vinto su tutto, per cui dobbiamo andare a riprendere da quel momento e vedere se è arrivato appunto il momento, ripetiamoci, di far fuori Lord Nicholas. Ok ragazzi, eccoci qua. Aspettate, aspettate un attimo, aspettate. Ok, incredibile ma vero ragazzi, abbiamo bisogno di usare i ratti. Per quanto possa sembrare assurdo, è così, dobbiamo usarli ragazzi. Per cui spegniamo il fuoco, spegniamo... Oh merda, eccoci avvisti. Oddio, mi sta fa venire il panico. Siamo nascosti, cerchiamo di non farci beccare. Tac. Spegniamo i fuochi e vediamo dopodiché che cosa possiamo riuscire a fare col piccolo Hugo e i nostri amici Franco. Ok, spegniamoli tutti ragazzi, spegniamoli tutti, non ci facciamo scrupoli. Ok. Oh! Se Hugo le dà la mano e mi sa può guidarne il controllo che ha sui ratti. Ok, perfetto, finalmente ragazzi si è aperto un primo gruppazzo di ratti. Non ci resta che usarli ragazzi. Oh, ecco. Ehi, andate! Che figlio di una grandissima... No, vabbè, oh merda, è più incavolato di prima. Ecco qua, tac. Forza e coraggio! Franco, mi servite? Mi servite? Oddio, Gesù! Ah, merda, dobbiamo riattirarlo dall'altra parte, ragazzi. Cavolo, che spavento. Non mi aspettavo di trovarmelo già così vicino. Vieni, vieni! Vieni, figlio! Ah, ma c'ha la lama infuocata! Ha la lama infuocata, non ci avevo pensato! Toma questo! Che figlio di... Ma che figlio di... Ah, giustamente se mi vede che glielo lancio. Mi pare ovvio quanto posso essere imbecille. Sì. Vabbè, prendiamo tutto quello che c'è da prendere intanto che ce la squagliamo alla grandissima. Giro, giro, tondo, casca il monodo. Ok. Forza raga, ah minchia, ha riacceso un palò, che figlio di una grandissima zona. Lord Nicholas, sei veramente irritante, va bene, lo sei. Vieni qua, che è arrivato finalmente il momento di farti divorare di nuovo. Vieni, ah, vabbè. Ma così ci stiamo 30 anni qui però, zio. No, che palle. Presto incomincerò a innervosirmi. Vieni qua. Spegniamo tutto ragazzi, dobbiamo avere più ratti a disposizione perché sennò qua veramente ci stiamo 30 anni. Ecco. Ah! Cavolo, si è arrabbiato e non poco direi. Fai il giro. Vabbè. Forza ragazzi! Quanto durerà questa posa? Ah! Ha preso fuoco anche lui. Oh, corri. Oh merda. Ok, questa cosa è direi molto inquietante. Posso essere libera di dirlo che è molto inquietante. Oh, però qua ratti non ce ne stanno. Ragazzi, sì, oh, ragazzi, state pronti, eh? Ecco, ha ripreso fuoco. Minchia, che odio. Vieni qua. Ehi, stronzo. Oh, merda. Dobbiamo fregarlo qua, ragazzi, qua vicino, perché se no... Oh, forza, ragazzi! Via! Sto morendo pure da noi. Sì!
mio Dio. Misha. Era ora. Wow. Ce l'abbiamo fatta. No, no, no. Oh. Papa. I'm going to kill him. I'll tear them apart. Melly, just shut up. All right. Stop it, please. I'll kill them all. I'll burn their fucking banner. Melly, you'll never make it. What about you? You're just gonna stand there. Just wake up. Look. You don't know what you're saying. I do know. We're getting killed, one by one. They got my brother, your father, yours. There's nothing left. Nothing. She's right. Misha, this is crazy. Five of us against her now. I think there are a lot more of us now. Has he passed the threshold? Yes, I believe so. Hugo, what do you want to do? I want to save Mommy. Oh. It changes a lot of things. Even if it kills us, what have we got to lose? Us? Nothing. But Vitalis. Now we can stop him. So let's go. Oh, yes. Fino alla morte. E qua, ragazzi, adesso si spaccano i sederi. Ok, capitolo 16. Incoronazione, ragazzi. Allora, non so se questo è l'ultimo capitolo, probabilmente lo sarà. Non credo che lo finirò oggi, per cui vediamo dove arriviamo. Non lo so, col primo e secondo salvataggio. Cioè, ho paura che magari poi duri troppo questo episodio, capite? Per cui preferirei finirlo magari in un altro video. E chi c'è qua? Si avvicina il momento della verità, ragazzi. Il grande inquisitore la deve pagare. Deve morire! Deve morire! E guardate come avanzano fieri. How are we going to find Mommy? We'll get her out of there, Hugo. Right. That's enough hanging around. Hey, wait! Ragazzi, non cominciate a correre. She'll be alright. But can't we help her? Oh. That's why we're here. To help her get revenge. And to keep her alive. We got the kid and the rats. We're invincible. Oh shit! What's the matter? Melly, calm down. Those fucking rats blocked the safest entrance. They didn't mean to do it, Melly. We don't have a choice. We have to try the great door. But watch out. Oh, Melly, wait! Oh. Is she angry with me? No. She's just angry full stop. But give her a little time, Hugo. No, dai, non è mica colpa tua, voglio dire, mica hai ordinato due rati di bloccare lì. Oh oh. Attenzione. Già ci sono guardie in giro. Hey, do you think it's already started? I hope so. Because there's more and more of them around here. Three. It's risky. Dallas knows what he's doing. We're better off using the back door. That's what he says. Chances are it's locked. They're going. We don't even know what's really going on in that damn cathedral. Time to make our move. Lucas, follow me. Melly. Have faith. In the meantime, we have a job to do. Right, I'm going back. Be careful. Oh shit. Dai, ragazzi. Oddio, Gesù. Oh merda. I'm going to help him. Stay here. Oh no, gli stanno inseguendo. Ecco. I hope they make it. She knows the town. She'll lead them a dance. Come on, we have to take advantage. Ok, dai, se la caveranno. Dobbiamo raggiungere la cattedrale. Rodrick, ce la fai a occuparti di questo, vero? Guardate come va fiero, ragazzi. Tac! In quando ne è uno se la cava benissimo. Nah, era quello che andava fatto, Rodrigo. Stai tranquillo, non ti fare scrupoli, perché loro non se ne fanno di scrupoli. Per cui. The bell is. The cathedral, Misha. That's where Vitalis is. Which means mother is too. That bastard's gonna get a surprise. First, we have to find the others. Chissà dove saranno, ragazzi. Vabbè, allora. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Oh.
What's that shaking? It's the rats. Madonna santissima, quanti sono? Look at the ground. Sì. Quando tieni premuto L2 per prendere di mira i ratti, le fumarole rosse indicano dove sono intrappolate orde sottoterra. Spegni le sorgenti luminose per liberarle. Ok, quindi si tratta di queste fumarole rosse, sarebbero queste qua. Per cui se io spegnessi qui... Eppa! Madonna santissima, come vanno? Oh, però ragazzi, non ve la prendete con noi, per favore. Wow. Andatevi, provi! Ok, così è figo, ragazzi. Così è fighissimo. Ed è comodissimo liberarsi dei nemici. Il punto è che adesso i nostri amici ratti stanno in mezzo, per cui li dobbiamo comunque far spostare. Ah, ecco. Come mai non ti ascoltano adesso? Perché stanno banchettando, forse per questo motivo. Oh, qua c'è qualcosa. Ok. Sì, ma... Ah, ok, magari dobbiamo andare di qua, aspettate. Magari è di qua che dobbiamo andare, perché se no non so come fare a liberarci. Eh no, pure qua è tutto chiuso. Che diamine! Ma possiamo passare così, davvero? Era così semplice, io mi sono complicata così tanto la vita e si poteva passare tranquillamente così. Rodrigo, spostati però, che diamine. Allora... Oh! Ok, attenzione, cerchiamo di nasconderci senza farci vedere. No, è Rodrigo, però seppure tu gli passi davanti, non è che sei tanto geniale, Dio mio. Allora, lì dovrebbe esserci un covo di ratti, ragazzi, per cui proporrei di spegnerlo. Tac. Ed eccoli che arrivano! Forza Franco e Franchi, coraggio! Ah, minchia, gli devo rompere le lanterne, però. Non perdiamo tanto tempo, lo facciamo immediatamente. Però deve essere proprio immediata la cosa. Tac. Allora, fermi tutti. Fermi tutti. Cero, cazzarola. Ok, ragazzi, allora. Ah, ce n'è uno là sopra, perfetto, che ci ha appena visti. Allora, ragazzi, adesso mi dovete ascoltare. Il punto è che... Tanto voleva spaccargli la testa. E so due, so tre. Forza. Forza ragazzi, adesso sì. Forza e coraggio. Guarda come se la dà a gambe quell'altro figlio di una grandissima. Vai, andate. All'assalto. Oh. Madonna mia, il nervoso. Possibile che deve essere così complicato? Dico io, no. Va bene, ok. Facciamo un respiro profondo. E stiamo tranquilli. Ok. Pure questo. Oh. No, non mi hai visto. Non hai visto niente. Oh merda. Qua ce devi pensare tu. Il fatto è che là sopra ci sta lo spione. Non si fa mai i fattacci suoi. Guardalo lì come osserva. Ah, qua possiamo. Ok. Spegnere pure questo. Ecco fatto. Eccoli là che spuntano. Se la sta dando a gambe, davvero? L'hanno già divorato. Ah, l'hanno già divorato. Tutto da soli, ma sono grandiosi i Franco. Forza. Si faccia avanti. No, lì, da lui, cazzarola. Ma ah, c'ha la spa. Vabbè, no. Forza, ragazzi. Ma che cazzarola, merda, miseria. L'arciere delle mie palle. Ok, oggi mi sta innervosito troppo, per cui cerchiamo un attimo di recuperare la calma. Adesso devo rifare tutto, ovviamente. No, vabbè, come ha fatto a vedermi? Toh, che cavolo! Mo te la sei proprio cercata. Oh, finalmente, mi sono liberata dello spione. Dobbiamo vedere adesso, ragazzi, di liberarci di tutti gli altri. Maestro, forza ragazzi, state pronti? Forza e coraggio. Oh, ok, gli altri ritornano al loro nido. Ovviamente qua c'è qualcun altro che ha intenzione di farsi divorare dei miei scagnozzi fedeli. Ah? Vediamo sopra cosa c'è. Cosa aveva sto pezzente? Niente, vabbè, vediamo un attimino, ragazzi, cosa possiamo migliorare. Migliorare la nostra tasca, direi di farlo, visto che ci siamo. Per
raccogliere un po' più di materiali. Perfetto, allora torniamo lì sotto e vediamo un po' dove dobbiamo andare, ragazzi. Fate i bravi, mi raccomando. Non spolpate troppo in fretta la vostra preda, perché... Oh. Bisogna vedere. Ok, il punto, io direi che tu è meglio che ti occupi di quest'altro. Io mi occuperò di quest'altro invece. Ecco. Senza manco disturbare i ratti. You have an army of rats. Patrick, do we have to open this? I don't see a lever. I'll take care of it. On your mark. Ah sì? Oh merda, davvero? You wanna do it? Wow, amico, sei davvero forte! Davvero, davvero forte! Patrick, you're up. Yeah. Wow. Ammazza, che forza che c'è quest'uomo. Quickly. Ok. Look out. Merda! Proprio là doveva essere questo pezzo, rega. È un altro di qua. Se avessi saputo che stavate dando una festa, non sarei passata. Questo proporrei di approfittare e di farlo fuori adesso. Ok, probabilmente è stata una grandissima cacata da fare, ma almeno ce n'è uno in meno. Ma qua c'è qualcuno. Ah, qua c'è il nido di ratti, ragazzi. Ok, direi... Oh merda, si sono allertati tutti. Ok, è arrivato il momento. Oh merda, lì c'è il fuoco. Andate, ragazzi, andate pure a divorarli tutti, per favore. Fatemi sto gran favore, ok? Vieni, gran figlio della mignotta, vieni, se hai coraggio, vieni, forse hai coraggio. Andate, ragazzi. Ah, guardate come fa. Non avevo visto che ci fosse un arciere delle mie palle. Andate, ragazzi. Oh, però no, non venite da noi, per favore. Cercate di fare bene il vostro lavoro. Andate laggiù, divorate quell'altro figlio di una grandissima, ne sta arrivando un altro, ragazzi. Ah, ecco, ah, merda. Ok, bastano, cioè, quindi soltanto per un numero limitato di persone. Ovviamente, non è che lo puoi usare all'infinito. Quindi là sotto, ragazzi, c'è un altro nido di ratti, ma devo riuscire ad avvicinarmi senza farmi vedere. Caro arciere delle mie palle, me la pagherai tantissimo, perché il torto che mi hai fatto non ci arriverà mai lì. Mi devo avvicinare ancora. Accipicchia. Allora, cerchiamo. No, sono troppo lontana. Troppo lontana davvero. No, ditemi come ha fatto a vedermi dietro ai cespugli. Ok, magari posso salire qua, sarebbe tutto più semplice. Come on, climb up. Attenzione, restate nascosti, ragazzi, restate nascosti. Ok, da qua sì che ci arrivo. Ok. Forza e coraggio, ragazzi, andate, miei prodi. Andate, miei prodi. Ah, cazzarola. Ah, l'arciere mi ammazzerà. Minchia, t'ammazzo. Oh, era ora. Ah, l'hanno divorato l'altro amico? Oh, ci sono i nostri amici lì. Cioè, ragazzi, minchia, con che nonchalance è passato in mezzo ai topi, Rodrick. Come diavolo ha fatto? Oh, dammi il tuo malloppo. Sì, Rodrick è già arrivato. È passato attraverso i ratti senza farsi divorare le unghie dei piedi. Allora, ragazzi, ciao. You're alive. Listen, Vitalis is at the cathedral. That's all very well, but the whole battalion is coming our way. You need to get out of here. Take the stairs. The house has an exit on the other side. The one that's on fire. You can't go back. Go. We'll meet you on the other side. Be careful. Come on. The house. Ok, va bene. Io più non vedevo l'ora di entrare anche dentro una casa in fiamme. Raccogliamo quello che possiamo raccogliere, ragazzi, prima di proseguire. Ok, non c'è nient'altro. Sembrerebbe proprio di no. Ci vediamo di là, ragazzi, sempre se le fiamme non ci divorano vivi prima, ovviamente. Andiamo, va, andiamo. Ah, locked. È chiusa. Rodrick, prego, grazie per la sua collaborazione. Tac! Oddio. Oh. Guards are coming. Roderick, take cover. We'll handle them, Hugo. Sì.
Certo, certo, si occuperà. Non ci arrivo là a spegnergli le fiamme, non ci arrivo, c'è poco da fare. Oh merda, raga, questo sarà difficile. Come caspiterina fa la persona? Se ha una torcia in mano, zio Sano, come fa una persona? Devo spegnere anche qua, forza, dai. No, ma cazzarola, inizia pure tu però, eh. Vedi, cioè, se ha la torcia, come cazzarola faccio a bloccarlo in tempo? Ecco, sta pure arrivando, tra l'altro. Ok, bisogna, ragazzi, fare attenzione e spegnere tutto quello che c'è da spegnere. Ok, lì c'è da spaccare invece. Oh, se la sta dando a gambe il figlio di una grandissima zozza. Vabbè, così non ci siamo però. No, così non ci siamo, Così non ci siamo! Tira la spalla, la croce tua madre! Ragazzi, andate! Sto stronzo! Are you alright? Yes, I think so. It's alright, Roderick. Remind me never to let you too angry, alright? Perché oggi sono così nervosita, non lo so. Muovite, mannaggia la miseria. Ok. Benissimo. Shit. Some plan. No, Missio, we can't. We'll be burned alive. Nothing will happen to you, I promise. Roderick, are you with us? To hell and back. Ok, suppongo che dobbiamo andare di qua e darci pure una mossa, perché se no probabile che soffochiamo a causa del fumo. Oh merda, prendiamo tutte le risorse che troviamo prima di morire. Oh, soffocati. Be careful. Can you take care of it? Yeah. Ok. Con calma. No, non crollerà. Faremo in tempo. You beat the captain of the Inquisition. Vai, Rodrigo, per favore, muovite, non ti perdere in chiacchiere. Really? I never lied. Ok. This must be the exit. Oh, meno male, perché c'è. Non so se ci siamo resi conto che stiamo per morire. Tranquillo. Signore e signori, la vittima del giorno, vai. Ecco qua, fin quando ce n'è uno, Roderick ci pensa tranquillamente. Okay. Ma sicuramente nessuno avrebbe voluto essere al suo posto. Questo è poco ma sicuro. Watch out. Gnacallacca. Ce la faremo. Oddio, quanta gente. What do we do now? Hang on, I'm thinking. Sto pensando pure io, non c'è un nido, vero, qua intorno. Questo lo posso ammazzare così. Tac. Ecco qua. Oh merda, mi sta arrivando. Vabbè. Va a mori ammazzato, scappa, cazzarola! Dobbiamo essere veloci! Veloci! Sapevo io, ma vaffanculo! Era ora, cazzarola miseria. Oh, possibile, devo ripetere le cose sempre tipo 2-3 volte. Oh, thank you. Lord bless you. Sì. Yes, thank you. Sì, andate. Wait. Oh! Madre mia. Well done, men. Keep your eyes open. No one must approach the cathedral. Ok, ragazzi, allora. We're on the right track. Dad, the poor guys. It's the only way to the cathedral. We must find a way to cross.
Allora ragazzi, mi ha appena salvato la partita, la prossima volta riprenderemo da qui e credo che non sarà tanto semplice perché adesso abbiamo a che fare con gli arcieri, per cui e vai! Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!